La situazione adesso è tornata sotto controllo, anche se queste mareggiate hanno veramente messo a dura prova le strutture che non avevamo ancora ultimato a seguito degli eventi del 2018. Perciò è una tremenda mareggiata che ci ha visto non dormire in questi giorni e molto preoccupati per tutte quelle che sono stati poi i danni che stiamo adesso censendo. Ci sono situazioni pericolanti al momento e quali sono i danni maggiori che avete subito? I danni maggiori si sono verificati in una struttura che coinvolge un campeggio in località Fornaci, coinvolge la spiaggia adiacente pubblica e la loro struttura, oltre al fatto che ci sono delle smottamenti e delle diciamo carenze infrastrutturali intese come servizi, perciò energia elettrica, quadri elettrici sulla pista ciclabile al porticciolo di Framura, compreso l'ascensore di collegamento tra queste due strutture. Sono giorni per tutta la Liguria della conta dei danni, Sindaco. Voi avete già fatto qualche stima rispetto a quel che c'è da fare? Sono in corso, è sicuro che purtroppo quando si parla di interventi a mare si fa presto, i costi lievitano sicuramente. Perciò ritengo che da una prima indagine fatta ancora molto spannometrica si aggirano sui 4-5 milioni di euro.